Oggi siamo qui con due professionisti, il dottor Grivetto, che è un maxillofacciale, e il dottor Stefanelli, che è un implantologo. Il dottor Grivetto non ha nessuna esperienza legata alla chirurgia navigata, mentre il dottor Stefanelli ha un'esperienza sicuramente significativa. Entrambi hanno gestito insieme un caso con impianti zigomatici e quindi abbiamo l'opportunità di domandare dal loro punto di vista il tipo di esperienza che hanno vissuto. Dottor Grivetto, quanto è durato l'intervento chirurgico? L'intervento era un quad, il posizionamento di 4 impianti zigomatici, una grave atrofia mascellare. È durato circa 4 ore, direi il doppio di un intervento condotto a mano libera da un operatore esperto. Quali sono le differenze che hanno dato rispetto a un intervento simile ma a mano libera? Diciamo che un intervento condotto con questa modalità richiede una minor ricerca sul campo operatorio dei reperi anatomici che servono per guidare il posizionamento implantare, a fronte di un maggior controllo della posizione delle frese con il navigatore stesso. Dal punto di vista proprio dell'atto chirurgico, qual è la differenza maggiore riscontrabile tra le due tecniche, la mano libera e la chirurgia navigata? È un approccio diverso, chiaramente il controllo che il navigatore permette della posizione della fresa dà una sicurezza maggiore. D'altro canto, diciamo che si perdono alcuni riferimenti, alcune posizioni di appoggio che invece la tecnica mano libera pura necessariamente deve avere, perché sennò questo controllo non è possibile. Quindi in sintesi, i punti di forza e i punti di debolezza della tecnica navigata. Punti di forza, il vedere il procedere della fresa attraverso un monitor di una posizione che è stata preventivamente data al nostro impianto. Punto di debolezza, oltre naturalmente alla curva di apprendimento che l'operatore deve avere di questa metodica, punto di debolezza è che al momento non abbiamo avuto il controllo dell'impianto, del posizionamento dell'impianto, ma solo il controllo delle frese, e anche non abbiamo il controllo della fresa, diciamo, iniziale che viene utilizzata nella tecnica che noi utilizziamo, che è quella IUXA mascellare. Grazie mille. Dottor Stefanelli, questo è stato il suo primo caso di chirurgia zigomatica navigata? Sì. Come ha preparato questo caso? Questo caso ho cercato di prepararlo andando a riprodurre quello che era il planning del pod, producendo un modello in vitro e cercando di riprodurre questo planning prima in vitro, in maniera tale da capire quali erano i passaggi da dover attuare e poi successivamente appunto con l'atto chirurgico in vivo. Quindi è stato fatto il planning protesicamente guidato, è stato segmentato il mascellare attraverso l'utilizzo di un software di intelligenza artificiale, è stato stampato questo modello biologico e poi ho cercato di rifare con la chirurgia guidata dinamica quello che era il planning. Poi il giorno dell'intervento ho utilizzato il Navident per fare le osteotomie e preparare appunto i siti per accogliere i 4 impianti zigomatici. Quindi anche dal suo punto di vista, quali sono stati i punti di forza e i punti di debolezza di questa tecnica navigata per la gestione degli impianti zigomatici? Punti di forza è stato quello appunto per un operatore esperto di navigata come me, quello di poter capire dove ero istante per istante
nell'ambito del mascellare superiore, per cui ad esempio nella parte superiore sinistra era stato pianificato un impianto zigomatico a un millimetro dall'orbita, e poter essere sicuro di non entrare nell'orbita mi dava una certa tranquillità. Punti di debolezza è che, nonostante io fossi un esperto di chirurgia guidata dinamica, alcuni passaggi sono stati abbastanza laboriosi, perché essendo il Navident uno strumento che consente di vedere la punta di una fresa, di controllare la punta di una fresa, nella tecnica juxta sinusale spesso si lavora con delle frese non lavoranti in punta e quindi si vanno a perdere quelli che sono alcuni punti di riferimento. Per cui molti passaggi che ad esempio con l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica sono semplificati quando si vuole inserire un impianto pterigoideo, la cui chirurgia dura al massimo un minuto, in questo caso la chirurgia è complicata da un punto di vista dell'atto chirurgico stesso. Per cui questo è un punto di debolezza che anche per un operatore esperto di chirurgia guidata dinamica si ha e su cui bisogna lavorare per renderla più fruibile. Grazie per la vostra esperienza, per aver condiviso questo tipo di esperienza con tutti noi. Grazie mille. Grazie.